Ammiraglio, i 150 anni dell'Unità d'Italia coincidono anche con gli 80 anni del Vespucci, che è uno dei simboli dell'Italia e della Marina italiana. Per lei questo doppio anniversario cosa rappresenta? Innanzitutto è una coincidenza che proprio quest'anno abbiamo questi due festeggiamenti, queste due celebrazioni. Sono due realtà completamente differenti, perché la Marina italiana, che io identifico con la flotta italiana, rappresenta una realtà che in questi 150 anni è stata in continua evoluzione. Siamo passati dalle navi prima del Novecento a quelle dell'odierna generazione. Quelle che stanno entrando in linea proprio in questi giorni, cioè il Cavour, il Doria, il Duilio, la classe Borsini, entrata in qualche anno fa, insomma il Gibilisciré, i nuovi elicotteri, NH90 e H101, la prossima fregata Fremm, navi molto diverse da allora, quindi una realtà, ripeto, in continua evoluzione in questo lungo periodo di tempo. Dall'altra parte una realtà completamente opposta, cioè una realtà rimasta immutata in 80 anni, però che rappresenta quella che è la vera tradizione marinare della Marina italiana. Come fa a coincidere la tradizione con l'innovazione? Il mondo del mare è forse fra i mondi che ha subito di più questo cambiamento. Legare il passato guardando il futuro. Ecco, come si fa? Beh, credo che sia un'esigenza che la flotta si adatta a quelle che sono nuovi scenari, le nuove minacce. Quindi l'applicazione della tecnologia nel mezzo che deve contrastare questa minaccia è indispensabile. La funzione del Vespucci è completamente differente. Il Vespucci è una delle due componenti fondamentali della Marina per la preparazione dei quadri ufficiali del futuro, così come lo sono state entrambe per il passato. In particolare questo binomio, perché sì, è certamente un binomio, il fatto di cultura, l'accademia e di molta pratica, il Vespucci, riesce a formare i caratteri attraverso un procedimento educativo che incide su delle persone molto giovani. E quella del Vespucci, in particolare, attraverso la sua campagna navale, che dura solo 3 mesi, però vi assicuro che rimane un ricordo indelebile nella mente di ognuno di noi. Questo binomio serve proprio non vorrei dire inculcare, ma infondere nell'animo di questi giovani, di questa gioventù, quelli che sono secondo me i valori ideali che vengono messi a disposizione di queste persone, le quali, se vogliono, potranno utilizzarli per quella che sarà la loro futura esistenza. Parlo quindi di senso di responsabilità, spirito di sacrificio, spirito di squadra, capacità di decidere. Questi sono quei valori, secondo me, a cui tutti noi ci dobbiamo ispirare, e questo binomio cerca di inculcare in queste persone. C'è un ricordo particolare suo personale di quando era allievo, anche dopo, con il Vespucci? Beh, io penso che della crociera, chiamiamola campagna navale, perché in Marina si chiama campagna navale, altrimenti si può dare adito a differenti interpretazioni. Ed in effetti è una campagna navale. I ricordi di questo periodo rimangono indelebili nella mente di ciascuno. Io ce ne ho moltissimi, però le cose che più ricordo con piacere, che mi hanno impressionato a quell'età, sono certamente i grandi orizzonti, i cieli notturni stellati che non avevo mai visto prima, perché a 18-19 anni queste cose sono cose, almeno a quell'epoca, erano cose non molto comuni. Ricordo le notti passate in sonno di guardia alle ruote del timone del Vespucci, ricordo la mancanza dell'aria condizionata, le manovre alla vela, però ricordo anche che c'era molta stanchezza. Stanchezza che al termine della campagna navale improvvisamente, direi miracolosamente, scompare perché viene sostituita dalla consapevolezza, no, di aver superato una prova importante, di essere diventati più maturi sicuramente. Il mondo della Marina è il suo mondo. Se lei dovesse spiegare ai giovani marinai cosa vuol dire essere, secondo lei, un buon marinaio, cosa direbbe? Diventare un buon marinaio, a mio parere, significa cercare di guardare sempre
in avanti, guardare a quello che potrà accadere, cercare di immaginare quelli che possono essere i futuri accadimenti e trovare preventivamente quelli che possono essere i rimedi più giusti. La Marina, dunque, è uno dei punti di riferimento anche dei giovani oggi, di fatto. Che ruolo ha oggi la Marina, secondo lei, che cosa può dare la Marina all'Italia dal punto di vista di punto di riferimento? Beh, fino a qualche anno fa le avrei risposto che, diciamo a circa 20 anni fa, le avrei risposto che esistevano delle esigenze molto differenti. Il mondo era schierato in due blocchi contrapposti e realmente esisteva il pericolo di un conflitto mondiale. Oggigiorno il mondo è molto cambiato, gli scenari sono diversi, ma esistono comunque quelle che noi chiamiamo minacce alla sicurezza internazionale e anche alla sicurezza quindi nazionale. Ciò che serve oggi è una continua ininterrotta sorveglianza, almeno per quanto riguarda la Marina, dello scenario marittimo. Quindi una sorveglianza precisa di ciò che accade nel mare. È chiaro che il mare è un ambiente che non è soggetto alla giurisdizione di nessuno, se si eccettuano le acque territoriali. Quindi diventano l'ambiente adatto per chi voglia apportare delle minacce alla comunità internazionale. In questo ambiente si svolgono una serie di attività illegali di qualsiasi tipo, che vanno dal traffico di esseri umani a quelle di armi, a quelle di droga, può essere scena di organizzazione di terrorismo. Quindi è necessario per la comunità internazionale avere piena consapevolezza di quello che accade nel mare, di che cosa fanno tutti gli attori che esercitano un'attività nel mare. Ecco, questa forse è la, no, forse, certamente è la principale attività su cui si è focalizzata l'attenzione della Marina, oltre ovviamente alla capacità di intervenire e partecipare a tutte quelle operazioni internazionali per la sicurezza internazionale. Quindi, assieme a questa attività di sorveglianza, ci deve essere la capacità di proiettare delle forze ed intervenire assieme a tutte le altre nazioni che ricercano questa sicurezza nelle operazioni, in quelle aree dove si possono creare dei pericoli e delle crisi.